Eccomi qua. Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di un'auto molto bella che probabilmente è già stata sul canale, non proprio questa qui, però questo modello di auto, purtroppo in uno scenario tragico. Sto parlando della Volkswagen Golf 6R 2000 turbo benzina 265 cavalli. Sotto il cofano monta ovviamente il 2000 turbo, CDL e ha il cambio automatico. Allora, perché è tragico lo scenario? Perché è un'auto già modificata, mappa motore, mappa cambio, scarico completo col CAT, aspirazione diretta, pare svolto nell'Olimpo praticamente delle preparazioni, ma sostanzialmente il cliente non è contento di come va. Sulla carta dovrebbe avere 320 cavalli, quindi dico fischia. Si sentono sulla Golf 6R 320 cavalli, però pare di no. Allora adesso la rulliamo, vediamo come va e se necessario interveniamo. Io spero vivamente di no, perché se devo intervenire su un'auto che viene dall'Olimpo delle preparazioni siamo messi male. Facciamo un lancio. Vediamo com'è andato. 273 cavalli, 355 Nm di coppia, dissipata a 20. Allora, questo è lo scenario che c'è davanti. Sembrerebbe quasi originale praticamente. Voglio sperare che magari dentro troverò un file originale, che quindi siamo qui a bighellonare per niente. Adesso dovrò leggerla e partiamo cercando di capirci un po' di più. Allora, cominciamo con il recuperare un file originale che possa scrivere. Quindi Volkswagen Golf R, 2000 TFSIR ovviamente, CDL come ho detto all'inizio, 272, sì comunque sempre lui il motore, 265, 272, poco importa, vabbè i numeri sono questi. E allora, io ho trovato un originale che è compatibile, però ci sono delle zone, vedete queste qui, che devo pulire perché sennò non va bene. Allora io adesso cosa faccio? Lo creo io l'originale partendo da questa base che comunque è giusta, e poi lo programmo. Dopo guarderemo la mappa che c'è su. Eccomi di nuovo sulla R e sto già scrivendo l'originale che ho preparato, così da fare un paragone tra la mappa di prima e come va effettivamente stock, almeno di software. Questa cosa mi genera un po' d'ansia, perché se da modificata ha fatto schifo, l'originale andrà sicuramente meno. E poi chi risponde a tutti quelli che scriveranno: ma perché va meno? Ma perché va meno dell'originale? Ma perché va meno dell'originale? Ma perché? Ma perché? Ma com'è possibile? 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 Ho un po' di ansia. Ah, è anche partita. Non ci speravo. Vediamo come si comporta originale. Vediamo com'è andato originale. Allora, ahimè, 270 cavalli, ok, 363 diciamo newton metro, con un'erogazione lievemente più scarsa ai bassi, più ricca ai medi e anche più lineare agli alti. Ha perso qualcosina qui, ma è un po' più dritta qua sotto. Non so cosa devo dire, non so cosa devo fare. No, si so cosa devo fare adesso. Partiamo a fare uno stage 2, sarebbe completo, vediamo di tirar fuori qualche numero decente da questa macchina e dopo che finirò il video andrò a piangere nell'angolino. Allora, veniamo a noi, cominciamo col dire che il software è modificato, quindi nonostante, vedete, nonostante i risultati scabrosi, il file è modificato. Ecco, qua già vedo delle cose che non capisco, cioè perché è stato tolto anticipo? Considerando il boost che è andato in seguito, già qui c'è qualcosa che non mi torna, mancano un sacco di roba, vabbè,
poi lì sono scelte, per carità, ecco, ad esempio, mappe curve del turbo molto strane, gestione turbo che non capisco sinceramente, a vederla così mi sembrano anche tipo errori di copia e incolla venuti male, ma vedete queste gestioni turbo qua, qui anche ci sono, vedete, queste sono proprio, a vederle così sono chiari errori di copia e incolla, perché ci sono dei picchi anomali, non dovrebbe essere così. Boh, non lo so, adesso comunque parto dall'originale e rifaccio il software da capo. Oh, ragazzi, una cosa importante, cioè non esiste un modo di fare le mappe giusto e un modo di fare le mappe sbagliato, cioè fin tanto che un software è sicuro e fa lavorare bene il motore, lo rende prestazionale, va benissimo, c'è cioè, una mappa anche se al mio occhio è strana come in questo caso, però se avesse un riscontro pratico positivo sarebbe a posto. Il problema è che non solo è strana, ma fa pure schifo sulla macchina. Ecco, questo è il problema. E questo per focalizzare il punto, cioè non esiste una mappa giusta e una mappa sbagliata, a meno che proprio errori della Madonna. Però ognuno la fa un po' a suo modo, a suo gusto, il suo stile, no? L'importante è che sia efficace. Ok, direi che ci siamo al momento catartico. Sto scrivendo il file stage 2 che ho appena preparato, sempre da OBD, ho messo anche il bang perché ha lo scarico dritto, approfittiamone. Al termine delle operazioni la proveremo e ci toglieremo il dubbio su questa maledettissima Golf R. Allora, direi che ci siamo, con il software risistemato a dovere, inizia a spingere decentemente. Ho fatto un po' di lanci perché, come avete visto, ha dovuto adattare un pochettino, 313 cavalli, quasi 400 Nm. L'erogazione è bella, vedete qua in alto come apre meglio e chiude bene fino alla fine, ma andrebbero fatti un po' più di chilometri per fare un adattamento. Si parla sempre di 150-250 km, non 1000, 2000, 3000. Roba spicciola, pochi chilometri per fare un adattamento completo. Non ho intenzione di farli qua sul banco, non avrebbe senso. La smonto e la vado a provare. Speravo di fare un pochettino più di coppia, di solito si va su a 430-440 con modifiche così. Servirebbe un bel intercooler, questo sì, però potrebbe anche esserci un po' di blocco sulla mappa cambio, ma sono blindato fuori, ho provato a collegarmi in tutti i modi, non c'è verso di entrare. Quindi direi inutile spaccarci la testa e andare a fare operazioni che rischierebbero di lasciarci col cambio KO. La utilizziamo un pochettino, facciamo fare un po' di adattamento al cliente, magari gli facciamo fare un piccolo check meccanico perché comunque, ripeto, ha un bel po' di chilometri per essere un 2000 turbo e vedremo come si comporterà, insomma. Bene, dai, proviamo un pochettino questa 6R, non mi aspetto di strapparmi i capelli perché, come ho già detto, ma ho un déjà vu, ma non è che l'ho già fatto il video sulla 6R? Boh, vabbè. Comunque, la 6R da originale non fa gridare al miracolo perché comunque è pesante, 4x4, non è un motore super brillante, quindi vabbè, originale non dà tantissime emozioni. Mi ricordo di averne fatte alcune. Stage 2 completo con intercooler e altre cosine e andavano forte, 340 cavalli, robe così. Questa qui è stata un po' più bassa, è un po' chilometrata e vabbè, diamole una possibilità di stupirmi. Dai. Al cazzo, va forte. Bella l'erogazione, molto fluida, molto piena, lineare, col fatto che 4x4 non pattina mai l'anteriore, non dà mai quella sensazione che danno le GT un po' pompate, molto solida, molto divertente. Va forte. E il bang funziona, quindi direi che ci siamo. Posso tornare soddisfatto alla base.
basta, dai, la smetto. Bene ragazzi, anche per oggi il nostro sporco lavoro è concluso e ci tenevo a fare un paio di precisazioni riguardo alcune cose, tipo ad esempio primo, che molti dicono sempre ma ti capitano tutte a te, ti capitano tutte a te, impossibile, impossibile. In realtà è possibile, cioè io non è che come hobby della domenica vado in giro in centro a chiedere scusa, non è che la macchina mi ha fatta male, scusa. Cioè se le macchine arrivano qua è perché non sono soddisfatti, cioè una macchina se facesse 320 cavalli come in questo caso, uno mediamente è contento della macchina, se però fa un lavoro e sente che va praticamente uguale, è naturale che si rivolga altrove, si faccia delle domande perlomeno e che poi ne cerchi le risposte. Quindi ecco, questo per, siccome molti commenti dicono che sembra che, ma c'è questa zanzara, e muori. Siccome molti sembra che intendano che io vada in giro a chiedere, cioè sulle auto che vengono da me non di certo le vado a cercare io, ecco. Seconda cosa molto importante è che i video fatti in questo modo, cioè che mostrano una triste realtà, sono proprio fatti per questo scopo, cioè non è mio interesse dire quello lì fa schifo, quello là fa schifo, assolutamente non me ne frega un cazzo. La cosa che ci tengo a fare è darvi una sorta di messa a fuoco su quello che è il mondo attuale delle preparazioni, così come ho fatto nel video famoso della 120 mappata, questione grafico, mica grafico, non è stato con l'intento di dire questo, quello, non me ne frega nulla, assolutamente, però è importante far vedere quello che succede, perché è come quando uno è piccolo, no? Quando ero piccolo giocavo alla PlayStation e ero imbambolato davanti alla PlayStation, e allora arrivava mio padre, mia madre, mi davano uno scappellotto e mi svegliavano, dicevo svegliati che ti sei rimbambito davanti alla televisione. E questo è un po' quello che cerco di fare io, cioè svegliare dal rimbambimento che si ha con tutti questi numeri, con tutti questi dati, con tutti questi super grafici mega iper, che poi uno alla fine perde veramente il contatto con quello che è la realtà, che certi numeri non si possono fare, certe situazioni non si possono verificare e che quindi se succedono c'è sempre un motivo. In questo caso il cliente con un culometro bello funzionante, devo dire, si è accorto subito che l'auto non aveva 320 cavalli, ha portato la macchina per verificare e siamo arrivati alla conclusione che è oggetto del video. Quindi questo è un piccolo chiarimento del senso di questo genere di video. Io spero comunque che vi sia piaciuto, se è stato così mettete un commentino e lasciate un pollicione verso l'alto e noi ci vediamo con il prossimo video. Mi raccomando, seguite sempre Power King Chip Tuning sui social, Instagram, YouTube, Facebook, prima che ne metta mettete like e post. Ho perso. Seguiteci insomma sulle piattaforme così che capiscano che contenuti sono interessanti e che magari più persone dovrebbero seguirci. Ciao a tutti, io procedo con la caccia alla zanzara.